trasmissione in collaborazione con Canalis Agricoltura, piani di concimazione, Scarnafigi, www.canalisagricoltura.it. Vivai Roveta, esperti nel settore corilicolo. Vivai Roveta, Regione Sant'Antonio 77 Bubbio. AgriGarden Rilate Verde, allestimenti floreali, matrimoni, giardinaggio, agricoltura, animali. Chiusano d'Asti. Un'occasione per gli agricoltori professionali, ormai credo che raggiungiamo i 300-400 orticoltori, corilicoltori di questa provincia. Di anno in anno vogliamo sottolineare alcuni aspetti di innovazione e di completamento che un'azienda corilicola professionale dovrebbe adottare o può adottare. Quest'anno insieme alle tradizionali ormai prove o lezioni in campo di potatura e di gestione del materiale di risulta, abbiamo voluto anche sottolineare gli aspetti della sicurezza del lavoro. Oggi qui è presente anche una ditta che espone tutto quello che sono i dispositivi di protezione, perché riteniamo che nella gestione di un frutteto, di un noccioleto professionale ci siano veramente grandi rischi. Uno degli aspetti anche così di innovazione che abbiamo voluto anche di nuovo evidenziare quest'anno sono gli aspetti dell'impianto professionale, a partire dal primo impianto delle barbatelle fino alla gestione, alla coltivazione e quindi anche tutta quell'impiantistica legata alla gestione idrica e quindi alla fertirrigazione, che riteniamo possa davvero rappresentare un punto di svolta per dare continuità alla produzione di anno in anno, visto i profondi cambiamenti climatici che stanno accadendo. Questa pianta qui è certificata col DNA, Tonda Gentile Trilobata, sì, che serve poi anche a fare la tracciabilità. Cioè, se uno vuol fare un prodotto di nicchia, cioccolato, torrone, queste cose, parte dal piantino e va avanti, E ho già avuto una richiesta di un signore che vuole fare 20 ettari, perché lui fa la crema di nocciola, no? E vuole garantire la qualità della nocciola. Ho stato alla fiera di Padova, la Fiera Internazionale di Padova, e mi hanno offerto il secondo premio come viveista su 347 persone. Ecco, invece queste piante hanno una particolarità. Sì, la particolarità è che ho messo il piantino di un anno in fitocella, l'ho coltivato un anno, così io allungo la vita di trapianto. Cioè, posso piantare il piantino a settembre e posso piantarlo fino a giugno, no? E c'è un vantaggio, che questo piantino si può anche piantare macchina. Io faccio un finanziamento fino a 3 anni e alla consegna delle piante mi pagano l'IVA, mi fanno una fiduzione bancaria e io fino a 3 anni aspetto i soldi senza interessi. Oggi abbiamo avuto l'occasione di dimostrare a un pubblico abbastanza numeroso come vengono effettuate le analisi, perché sono importanti, e da lì poi partire da una concimazione mirata per lo sviluppo di un noccioleto in maniera corretta. Oggigiorno ci sono noccioleti che producono dai 5-6 quintali a ettaro, ma alcuni che vanno fino a 25 quintali a ettaro, quindi è importante, anche per avere un prodotto finale di qualità, partire da una concimazione precisa, e prima della concimazione partire da un'analisi effettuata in modo corretto. Capire l'effettiva produttività di un noccioletto in una certa zona piuttosto che in un'altra è importante al fine di dare un prodotto di qualità. Nonostante l'avversità del clima, anche una settimana in ritardo, però siamo qua, il tempo ci accompagna, giusto per presenziare questa fiera importante della nocciola. E noi presentiamo tutta la nostra linea di prodotti per fertirrigazione, prodotti per concimare, prodotti fogliari, per far sì che la resa su questa cultura, che sta diventando importante specialmente in questa zona, dia una spinta agli agricoltori che si decidono a partire anche con gli impianti a goccia per concimare questa cultura. Anche quest'anno noi presentiamo la nostra linea di nutrizione nocciolo, per quello
per quanto riguarda la parte di fertirrigazione, che è un po' il nostro cavallo di battaglia per l'ARPA speciali, e anche concimazioni granulari, quindi sia lenta cessione che pronto effetto durante la stagione, che concimi fogliari per l'integrazione a, appunto alla parte nutrizionale per sostenere la pianta durante la stagione nella fase di ingrossamento nocciole. Novità rispetto all'anno scorso è il nuovo concime granulare a base di nitrato di potassio, si chiama Curop, adatto per una concimazione di copertura durante la stagione nel mese di luglio, per apportare una grossa quantità di potassio nel momento in cui la pianta ne ha maggiormente bisogno, cioè durante la fase di formazione della mandorla e accrescimento della nocciola. Siamo comunque presenti sul territorio dell'Astigiano, ma anche del Cunese. Sul nostro sito ci sono tutti i Canalis Agricoltura, ci sono tutti i contatti per poter appunto avere anche solo una consulenza da parte mia, da parte dei miei colleghi. Quindi in base anche alla dislocazione delle aziende agricole, diciamo che abbiamo una copertura, soprattutto qui nell'Astigiano, che può andare da Motta di Castiglione ad Asti a Canelli e anche nella zona del Roero, sia per chi ha nocciole che per chi ha vite per queste zone. Trasmissione in collaborazione con Canalis Agricoltura, piani di concimazione, Scarnafigi, www.canalisagricoltura.it. Vivai Roveta, esperti nel settore corilicolo. Vivai Roveta, Regione Sant'Antonio 77 Bubbio. AgriGarden Rilate Verde, allestimenti floreali, matrimoni, giardinaggio, agricoltura, animali, Chiusano d'Asti.